Amici della Formula X Racing Weekend, bentornati in diretta dal Misano World Circuit, Marco Simoncelli per questo nuovo fine settimana dedicato al motorsport. Tra pochi istanti in pista le Predators già pronte per dare vita a questa gara 1 che si pronuncia davvero spettacolare. Marco Privitiera in cabina di commento, un caro saluto a tutti voi che ci seguite attraverso il canale 229 di Sky MS Motor TV e naturalmente anche attraverso i nostri canali social della Formula X Racing Weekend, pronti per questa gara. Guardate che griglia, assolutamente spettacolare, anche perché in questa occasione avremo al via un unico schieramento formato da due campionati, quindi una sfida nella sfida, tutte Predators, naturalmente da una parte le PC015 dotate del propulsore Yamaha, mentre c'è subito un problema per Tommaso Lovati. Attenzione, Tommaso Lovati che è rimasto fermo in griglia, il pilota che aveva ottenuto la terza posizione sulla griglia di partenza. Allora ne approfittiamo per dare subito attraverso la nostra grafica quella che è la griglia della FX3, la categoria regina che si prepara a dare spettacolo. Abbiamo visto dunque la griglia di partenza, almeno la top 10 per quanto riguarda la FX3, con Critelli, Bodellini, Lovati, Azzori, Schofield e poi tutti gli altri. Ne approfittiamo subito allora per mandare in onda la grafica relativa alla graduatoria dei primi 10 emersa al termine delle qualifiche del trofeo Predators. Pronti dunque per goderci, cari amici, il grande spettacolo della Formula X Italian Series con questa gara 1 del campionato FX3 trofeo Predators che tra poco scatterà. Allora andiamo a ricordare lo schieramento di partenza con Davide Critelli, autore della migliore prestazione in qualifica in 1:46.172, alle sue spalle Andrea Bodellini, leader del campionato. Sarà una bagarra sicuramente entusiasmante, poi Tommaso Lovati che è riuscito a riprendere la propria terza piazzola sulla griglia, quarta piazza invece per Francesco Azzori, poi quinta posizione per Lyle Schofield, sesta per Alberto Nasca, a seguire quindi Rizzo e Gilardoni, Giberti e Antoniello, quindi De Matteis e Lolli, Velodi e Vanzetto, a sua volta Poleman per quanto riguarda il trofeo Predators, quindi Fanton, Bruni, Felisa, Bettini, Valentini, Rottini, Rangheri, Lamanna, Bini, Zaniboni, Daminato, Petrilli, Poyer, Giagnorio, Faragasso, Raiconi, Cossu, Bosi, Massaini, Spinelli e Bussolino. Dunque questa l'interminabile, oseremmo dire, griglia della Predators. Bandiera verde intanto in fondo allo schieramento, ci si prepara dunque a vivere le emozioni di questa gara 1 della FX3 sui motori. Via, si parte in questo momento con la buona partenza da parte di Davide Critelli. Attenzione a Lovati che prova a farsi vedere le sue spalle, poi Azzori, attenzione alla staccata della prima curva con Azzori che si infila in seconda posizione alle spalle del leader Davide Critelli. Vediamo subito la bagarre in queste prime fasi di gara con Critelli subito incalzato da Francesco Azzori, poi Bodellini che prova a tenere a bada Lovati. Vediamo la staccata di curva 3 con Critelli che arriva subito al doppiaggio, messo al bloccaggio, messo sotto pressione da Francesco Azzori, mentre vediamo
vediamo che tiene bene il passo anche Lovati alle sue spalle, qualche difficoltà invece per Bodellini, subito all'attacco sia Azzori sia Lovati, vediamo la staccata del carro con le vetture che si aprono a ventaglio e Critelli che viene incalzato dai propri avversari. Azzori si infila all'interno e crediamo che sia riuscito a prendere il comando delle operazioni, subito grande bagarre in questo avvio di gara della Predators, naturalmente con i piloti che si stanno dando battaglia, eccoli spuntare con Azzori, poi Critelli in seconda posizione, speriamo di poter avere anche un aggiornamento in merito ai tempi di questa gara per potervi dare quella che è effettivamente la situazione di classifica, con Francesco Azzori al comando, nuova livrea per il pilota frusinate, con Critelli che deve cercare di ottimizzare la sua pole position ottenuta al termine delle qualifiche, subito entusiasmante questa bagarra con Lovati e Bodellini alle spalle del duo che sta cercando di prendere il largo, ma non è facile perché i primi quattro stanno in questo momento dando l'impressione di avere qualcosina in più rispetto agli avversari che vedono Alberto Nasca, lo vediamo qui transitare in quinta posizione, poi tutti gli altri con Nasca, pilota del team Arp Racing, che sta cercando di non perdere il contatto naturalmente con il gruppo di testa. Attenzione qui l'attacco di Critelli su Azzori, il quale però tiene duro all'esterno, subito bagarre, attenzione intanto bandiere gialle, dunque subito Fulcursiello e dunque a questo punto entrerà molto probabilmente la safety car in pista, dunque prima fase di neutralizzazione della gara con la safety car che subito va a posizionarsi davanti al gruppo. Evidentemente ci deve essere stato qualche problema per una delle vetture nella parte di circuito non inquadrata dalle nostre telecamere, allora ne approfittiamo per andare a ricapitolare quella che è la situazione di classifica al termine del primo giro, un primo giro davvero scoppiettante cari amici della Formula X, con Francesco Azzori che è riuscito subito a ottimizzare il potenziale della propria vettura, ottimo scatto per lui al via e ha saltato Bodellini e Lovati, si è posizionato alle spalle di Critelli, lo ha scavalcato e si è portato al comando della gara. Critelli in seconda posizione, mentre vediamo qui la vettura, una vettura del team Strato Racing, cerchiamo di capire chi possa essere il pilota coinvolto, non abbiamo visto il numero di gara e naturalmente si tratta di una PC010. Allora situazione di classifica con Azzori che precede Critelli, quindi Bodellini, Lovati, Nasca, poi a seguire il numero 73 De Matteis, autore di un ottimo scatto, si trova in sesta posizione, settima piazza per Cosimo Antoniello, ottava per Maurizio Giberti, nona per Rizzo, decima posizione per il numero 37 Franco Felisa, che ricordiamo scattava dalla nona fila dello schieramento, si trova già in decima piazza, quindi davvero convulse queste prime fasi di gara con piloti che sono riusciti a recuperare diverse posizioni, ma intanto rientra subito la safety car in pit lane con Azzori che attende per ridare il via libera, accelera in questo momento in uscita dall'ultima curva e si lanciano di nuovo le Predators sul rettifilo box con Azzori, Critelli cerca di prendere la scia, attenzione a Nasca aggressivo all'esterno di curva 1 nei confronti di Lovati, ci prova il pilota piemontese ma per il momento Lovati lo tiene a bada, con Critelli che punta da vicino Azzori, sarà una bagarre davvero entusiasmante da seguire dalla prima all'ultima curva, cari amici avvisate tutti gli appassionati di motorsport e non, perché sarà davvero una gara da seguire sino all'ultima curva, e del resto questi piloti ci hanno ormai abituato bene, perché nel corso delle prime uscite stagionali abbiamo visto la bagarre sensazionale. Intanto Critelli è riuscito a sfruttare nel migliore dei modi la scia alle spalle di Azzori, che però perde un'altra posizione con Bodellini che lo scavalca a sua volta, quindi attenzione, potrebbe esserci qualche problema per Francesco Azzori che ha perso due posizioni nello spazio di poche decine di metri. Scorre il gruppo naturalmente, mentre vediamo anche quella che è la situazione del trofeo Predators con
Vanzetto che occupa in questo momento la 13esima posizione, Bruni in 14esima, mentre ha problemi per Azzori che è stato scavalcato anche da Alberto Nasca, mentre è bella la bagarra che abbiamo intravisto tra Lorenzo Bruni e Valentini. E intanto quindi Davide Critelli, il nuovo leader della gara, con Modellini alle sue spalle, Lovati minaccioso e Nasca che è salito in quarta posizione, mentre guardate subito dietro che duello con De Matteis, autore di una prestazione davvero importante, che tiene a bada Cosimo Antoniello, quindi Giberti e Rizzo. Si va a chiudere un altro passaggio con Modellini che prova a ricucire il gap che lo separa da Davide Critelli, prova a infilarsi in un punto dove non c'è spazio, sfrutta tutto il cordolo qui Modellini, il quale, lo ricordiamo, è al comando della graduatoria assoluta, reduce da una tappa di Vallelunga poco felice per lui, per anche un problema tecnico, però cerca di rifarsi ed è davvero un duello molto interessante questo tra Critelli e Modellini, perché i due si stanno giocando naturalmente anche la leadership del campionato. Ancora bandiere gialle che vengono sventolate nel primo settore della pista. Con attenzione qui intanto una testa coda per quanto riguarda Bettini, Nicolò Bettini, che è la sua prima stagione tra le Predators, pilota reduce anche dal successo colto a Modena e facete parte naturalmente della classe FX3. Per fortuna è riuscito a ripartire il pilota toscano. Intanto Critelli prova a mettere qualche metro tra sé e Modellini, incalzato in questo momento da Modellini, prova da Lovati naturalmente, prova a rientrare intanto Alberto Nasca, mentre De Matteis qui tiene a bada Cosimo Antoniello, poi Giberti, poi Schofield, che ha avuto uno start davvero difficile là il Schofield, mentre mi è sembrato che Rizzo, probabilmente era Rizzo o Lolli, dovremmo capire, forse le prese con qualche problema all'ala anteriore, staremo a vedere tra qualche istante. Intanto si chiude un altro passaggio con Critelli che mantiene un gap di 444 millesimi nei confronti di Modellini, poi Lovati, poi Nasca, quindi De Matteis, Antoniello, a seguire Giberti, Schofield che sta cercando di recuperare, quindi Davide Fanton in nona posizione, Lolli in decima, Vanzetto in undicesima e anche leader nella FX3, nella Trofeo Predators, chiedo scusa, dove precede Lorenzo Bruni e il numero 3 Valentini. Quindi per quanto riguarda il Trofeo Predators, Vanzetto precede Bruni e Valentini, mentre Zaniboni è al comando per quanto riguarda la graduatoria dell'EPC 010. Attenzione qui, un incidente che ha coinvolto due vetture, ovviamente entra in scena la safety car, Silvano Rangheri coinvolto in questo incidente e l'altra vettura, cerchiamo di capire quale sia l'altro pilota coinvolto, non riusciamo a vedere il numero di gara, ma dovrebbe essere Rottini, Graziano Rottini dunque, e Silvano Rangheri coinvolti in questo incidente. Dalla dinamica insomma ci sembra che effettivamente Rottini abbia deciso di andare a cavalcioni sulla vettura di Silvano Rangheri in questa concitata fase di gara. Dunque safety car, intervengono rapidamente commissari dell'autodromo di Misano che hanno dato prova di essere davvero molto rapidi, dunque siamo confidenti sul fatto che a brevissimo avremo la possibilità di poter rivedere le vetture a pieno ritmo. Tanto chiedo aiuto per poter avere un'indicazione su quanto tempo manchi allo scadere del limite. Gara che è partita, lo ricordiamo, alle ore 18:40, dunque dovremmo essere attorno al giro di boa. Giro di boa che vede Critelli al comando con Modellini che ha recuperato velocemente il gap
che lo separava dal pilota di Cinisello Balsamo nelle battute iniziali di gara, e Lovati subito alle loro spalle. Questa è anche una ghiotta occasione anche per Alberto Nasca, il quale sta facendo davvero i miracoli con la sua vettura dopo i problemi tecnici patiti anche nel corso delle libere. Come si dice in gergo, sta guidando sopra i problemi, o anche comunque va dato atto al grande lavoro del team Arp Racing per aver risolto questi problemi, aver dato ad Alberto Nasca una vettura che effettivamente gli sta consentendo di mantenere una positiva quarta posizione. Intanto qui vediamo queste belle immagini che vanno a cogliere i protagonisti della categoria F, della categoria Trofeo Predators, naturalmente, dove vediamo al via le PC015 del team Factory e le PC010 con Vanzetto, anche gli rookie quest'anno nel campionato, che precede Lorenzo Bruni, pilota forlivese rientrato in questa occasione a Misano, e Mauro Valentini, che ora si trova in terza posizione. Valentini, tra l'altro, reduce dal bel successo colto a Vallelunga in gara 2. Si completa dunque ancora un altro passaggio alle spalle della safety car. Ricordiamo naturalmente che questo, attenzione, intanto c'è stato un problema, bandiera rossa, probabilmente un infortunio corso a una persona del servizio di assistenza alle vetture. Abbiamo visto che comunque aveva mosso la mano come a tranquillizzare il collega, quindi cerchiamo di capire naturalmente. Intanto la gara viene sospesa naturalmente per consentire agli ovvi soccorsi, alla persona che in quel momento abbiamo visto per un attimo sull'asfalto, però ci è sembrato comunque tranquillizzare il proprio collega in quell'immagine che abbiamo visto. In ogni caso, a questo punto le vetture rientreranno in corsia box, gara che dunque viene sospesa con la bandiera rossa, mentre siamo giunti a metà gara, dunque proprio quando siamo al giro di boa di questa gara 1, con Davide Critelli sino a questo momento al comando davanti ad Andrea Bodellini, Tommaso Lovati. È stata una gara che fino a questo momento ci ha regalato delle emozioni davvero importanti. Intanto naturalmente cercheremo appena possibile di potervi dare delle informazioni su quanto accaduto nelle operazioni di recupero di questa vettura. Intanto comunque ci viene confermato dalla regia che la persona del servizio antincendio, crediamo, è cosciente, quindi andremo a cercare di ricostruire che cosa sia accaduto in quella fase. Mentre vediamo qui anche l'operazione di recupero delle due vetture incidentate, intanto andiamo a ricapitolare quella che è la situazione di classifica dopo 6 tornate. Situazione di classifica dopo le prime 6 tornate con Critelli, Bodellini in seconda posizione, Lovati in terza piazza, Alberto Nasca in quarta, De Matteis in quinta, Cosimo Antonello in sesta, Lyle Schofield in settima, quindi Giberti, Fanton, Lolli, Vanzetto, Bruni e Valentini. E dunque, se così dovesse chiudersi la gara, Critelli andrebbe a salire sul gradino più alto del podio davanti a Bodellini e Lovati, mentre per quanto riguarda il trofeo Predators avrebbe la meglio Vanzetto davanti a Bruni e Valentini, con Zaniboni al top per quanto riguarda le PC010. E allora noi ci prendiamo qualche istante di pausa mentre i piloti stanno rientrando accompagnati dai commissari a bordo degli scooter.
nella zona del parco chiuso. Ci prendiamo naturalmente qualche istante di pausa, visto che comunque tutte le monoposto sono a questo punto credo ferme dopo l'esposizione della bandiera rossa, e naturalmente torneremo qui in diretta per la seconda parte di gara. E naturalmente vi ricordiamo l'appuntamento delle 21:15 con gara 1 del campionato ATCC. Per il momento da Marco Previtera è tutto, ci risentiamo naturalmente tra pochissimo da Misano Adriatico. Siamo rientrati in diretta dunque, cari amici della Formula X Italian Series, per il restart di questa gara 1 della FX3 Trofeo Predators, gara 1 che è stata sospesa con bandiera rossa per un incidente occorso nelle operazioni di recupero che naturalmente erano in atto per poter recuperare e rimuovere da una posizione pericolosa due concorrenti che si erano toccati, operazioni di recupero che hanno visto un infortunio da parte di un commissario del servizio antincendio CS Embrato, che comunque è stato portato, a coloro che ci stanno seguendo, al centro medico, e comunque cosciente per quanto ne sappiamo, per cui naturalmente vi terremo aggiornati non appena avremo notizie più precise. La gara in ogni caso è pronta per ripartire. Alle spalle della safety car sono state percorse 9 tornate, e lo ricordiamo con Davide Critelli che in questo momento occupa la prima posizione della graduatoria, e tra poco naturalmente ci sarà il via libera con il rientro della safety car in corsia box. Dunque attenzione, perché la gara torna a dare grandi emozioni qui a Misano Adriatico con la safety car che tra pochi istanti rientra, lo fa in questo momento in pit lane Davide Critelli, che dovrà tenere a bada in questa seconda parte di gara Andrea Bodellini, Tommaso Lovati e Alberto Nasca. Si riparte in questo momento, green flag, bandiera verde con Critelli che sfreccia davanti ai box, subito seguito a ruota da Bodellini, Tommaso Lovati, Alberto Nasca e quindi Michele De Matteis. Gruppo ricompattato dopo questa neutralizzazione. Noi siamo giunti nel corso del giro numero 8, rimangono ancora 5 minuti a disposizione dei piloti prima dello scadere del tempo, ma intanto concentriamoci sulla bagarre là davanti con Davide Critelli, il pilota del D-Team Racing di Cinisello Balsamo, che sta cercando di tenere a bada Andrea Bodellini, con Tommaso Lovati che sicuramente starà ripensando alla mossa che gli ha consentito 3 settimane fa di andare al successo Vallelunga. Lovati all'attacco di Bodellini e si porta in seconda posizione. Attenzione anche all'attacco di Cosimo Antoniello nei confronti di Michele De Matteis, mentre qui vediamo transitare anche la seconda parte del gruppo con i protagonisti del trofeo Predators. Qui Antonio Faragasso con la sua PC010. E allora attenzione, perché abbiamo un nuovo inseguitore per Davide Critelli, si chiama Tommaso Lovati, ma non ci sta Andrea Bodellini, che prova nella fase più veloce del circuito ad infilarsi nuovamente all'interno. Si va verso la curva del tramonto con Critelli, Bodellini e Lovati. Attenzione, Lovati di traverso incredibile proprio davanti a Nasca, ed è arrivato al limite Lovati, lo vediamo qui inquadrato. Ora Nasca prova a farsi vedere aggressivo alle spalle di Tommaso Lovati. Bagarre davvero entusiasmante con Critelli nuovamente braccato da Bodellini. Si va a completare un altro passaggio
Prova a uscire di scia, attenzione Bodellini all'esterno, si va verso curva 1, Critelli tiene duro all'interno, ci prova Bodellini all'esterno e va a completare questo magnifico sorpasso, ma attenzione perché Critelli sicuramente non ci sta, mentre subito dietro Nasca sta cercando di insidiare la posizione di Lovati, ancora Critelli all'interno, si arriva al limite della staccata e si riporta davanti, incrocio di traiettorie con Bodellini. Di nuovo in piena bagarre, i due affiancati, ruota a ruota, strepitoso questo duello e ora si infila anche Tommaso Lovati, si è sfiorato il contatto tra Bodellini e Critelli con Lovati che adesso prova ad approfittarne, rientrano intanto anche Alberto Nasca e De Matteis, arrivano in tre a questa staccata con Critelli all'interno, davvero straordinario questo duello con 3, 4, 5 piloti in lotta per il successo di questa gara 1 della FX3, mentre l'attacco qui, attenzione, con Ferragasso che finisce in testa coda ma riparte per fortuna, abbiamo visto un attacco da parte di Valentini, torniamo con le immagini sulla prima parte del gruppo, sono in 5 ora a giocarsi il successo, Bodellini al comando, Lovati in seconda posizione e poi Nasca è riuscito a salire in terza, Critelli in quarta, De Matteis in quinta, apprestiamoci dunque a vivere un finale davvero palpitante, cari amici, qui sul circuito di Misano, guardate che duello straordinario con Bodellini e Lovati e poi Critelli all'esterno nei confronti di Nasca, c'è il contatto incredibile tra Bodellini e Lovati, entrambi in testa coda e Critelli e Nasca hanno la strada spianata in questo momento clamoroso, dunque con De Matteis incredibilmente, dovrebbe essere proprio De Matteis che si è portato al comando della corsa. Davvero incredibile questa fase finale di gara, manca 1 minuto e 32, no, è Lyle Schofield che ha una livrea molto simile a quella di Michele De Matteis e quindi il pilota irlandese Lyle Schofield è riuscito a riportarsi al comando con una rimonta davvero eccezionale, tra l'altro Lyle Schofield autore di uno start difficile, qui arriva lungo e ne approfitta Alberto Nasca che si porta al comando, Nasca in testa quando manca un minuto alla conclusione, errore per il pilota irlandese Lyle Schofield che ha sentito la pressione di Alberto Nasca alle sue spalle, ma attenzione perché Davide Critelli non è tagliato fuori, andiamo a ricapitolare la classifica, tra l'altro De Matteis è scivolato in fondo al gruppo, dunque deve aver avuto qualche problema, quindi abbiamo Nasca, Schofield in seconda posizione, Critelli in terza. Attenzione, ecco qua infatti i problemi riportati dalla vettura di Tommaso Lovati che sicuramente non potrà proseguire e avrebbe chiaramente dovuto fermarsi ai box, Tommaso Lovati con il muso che rischia di staccarsi da un momento all'altro, mentre Cosimo Antoniello è riuscito a risalire in quarta posizione, fuori di gara intanto Andrea Zaniboni numero 49, problemi per la sua PC010, mentre impazza il duello al tramonto tra Critelli che infila Lyle Schofield, il quale però prova a rifarsi, Critelli va a toccare la ghiaia, manca intanto un secondo alla conclusione del tempo che va a scadere in questo momento con Alberto Nasca al comando di questa gara 1 della FX3, andiamo con le immagini sul traguardo, arriva la bandiera a scacchi con il successo di Alberto Nasca che precede Lyle Schofield, terzo posto per Davide Critelli. Gara davvero pazzesca, cari amici, qui sul circuito di Misano con il primo successo nella FX3 per Alberto Nasca, guardatelo, non ci crede nemmeno lui dopo i problemi tecnici patiti nel corso delle prove e poi una gara tutta in rimonte, è stato molto abile anche ad approfittare dei duelli davanti a sé e soprattutto del contatto verificatosi tra Bodellini e Lovati. Alberto Nasca va a vincere questa gara 1 della FX3, secondo posto per il pilota irlandese Lyle Schofield, terzo per Davide Critelli, poi vediamo transitare anche il resto del gruppo con Giberti quarto e deve aver avuto un problema nelle fasi finali Cosimo Antoniello che infatti è transitato in questo momento, mentre arriva sul traguardo anche Tommaso Lovati, vedete in quali condizioni sia la sua vettura, deve esserci stato proprio un problema nelle battute conclusive per Cosimo Antoniello che ha perso molte posizioni e dunque vittoria per Alberto Nasca davanti a Lyle Schofield, terzo posto per Critelli, quarto per Giberti, quinto per Gilardoni, sesto per Davide Fanton, poi chiude settimo Andrea Bodellini, ottavo Vanzetto che trionfa
nel trofeo Predators, nono posto per Lorenzo Bruni, decimo per Giuliano Lolli, undicesimo per Mauro Valentini davanti a Moreno Poyer, quindi Franco Felisa, seguire Keshav Velodi, Nicolò Bettini, Gabriele Bini, Cosimo Antoniello che chiude in diciassettesima posizione, poi Petrilli, Raiconi, Giagnorio, Bosi, Faragasso, Bussolino, Lovati, Spinelli e Matteo Zaniboni. Ritirati invece Michele De Matteis, Fabio De Minato, Roberto Rizzo, Graziano Rottini e Silvano Rangheri, oltre naturalmente a Francesco Azzori. Dunque, prima vittoria per quanto riguarda Alberto Nasca, giunta anche un po' a sorpresa, con complici anche le bagarre, i contatti verificatosi davanti a lui, ma come abbiamo avuto modo di imparare nel corso di questa stagione, naturalmente le Predators riservano emozioni dalla prima all'ultima curva. Noi ci prendiamo una breve pausa, da Marco Previtera per il momento è tutto, ma naturalmente restate in nostra compagnia per seguire il resto della giornata, della serata in questo splendido tramonto di Misano Adriatico.